Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un altro episodio all'interno della baracchetta. Siamo qua oggi non per vedere tantissimi orologi, ma per vederne due. Solamente due ragazzi, purtroppo, a meno che poi dopo non ci sarà qualche aggiunta finale, ma io qua ne vedo solo due sul tavolo. Perché so cosa sono questi simpatici orologi, sono gli Allemano, avrete visto anche una mia video recensione di un loro modello del Diver del casa Allemano, e siamo qui con l'amico Giacomo che è il titolare della gioielleria Pasquale Domenici di Viareggio, che è parte ufficiale del canale, e con l'amico... Giuseppe, responsabile del marchio Ancillotti. E praticamente perché? Perché Ancillotti è quella storica marca di ciclomotori e motocicli, senti come parlo l'italiano perfetto, ciclomotori e motocicli, tutti abbiamo... visto nella nostra vita un Ancillotti, il mio amico c'aveva il cinquantino, nel periodo nei quali facevano i 50 esattamente come le moto 125 o superiori, 600, c'erano questa moda dei motorini 50 che sembravano delle moto. E ha fatto una collaborazione con il marchio Allemano, una edizione limitata in 50 pezzi cada una di due per due orologi che sarebbero il modello dei 1919, che sono qua in gioielleria dall'amico Giacomo e adesso il buon Giuseppe ci spiegherà un pochino cosa significa questa partnership. Allora, dopo una lunga ricerca, abbiamo trovato una casa costruttrice di orologi che è Allemano Time Torino, che ha sempre fatto dal 1857, ha fatto i manometri, quindi sono questi misuratori di pressione montati su tutte macchine d'epoca e su vari strumenti. Abbiamo quindi realizzato due quadranti ispirati ai serbatoi delle moto Scarab, moto Ancillotti, moto Scarab, moto da cross, enduro, competizione, regolarità, un marchio storico fiorentino che ha ottenuto un importante riconoscimento dal MISE, quindi Ministero per lo Sviluppo Economico, essendo stato inserito con 5 marchi. Noi ne abbiamo naturalmente utilizzati uno di questi, che esattamente è stato iscritto al numero 126 per festeggiare i 60 anni dalla nascita del marchio Ancillotti come lo conosciamo oggi. Quindi lo scarabeo, il logo fatto appunto con questo scarabeo ad ali aperte e con la scritta Motorcycles Made in Italy, Firenze. Quindi sono due quadranti che si ispirano appunto ai serbatoi. Uno color, chiamiamolo alluminio, quindi acciaio satinato, e uno con il giallo, che è il giallo Ancillotti. Chiaramente noi questi orologi qua li conosciamo già perché Allemano, come ha detto l'amico Giuseppe, è una casa storica che nasce per realizzare gli strumenti da cruscotto sia per le automobili che per gli aeroplani, quindi tutti gli strumenti di misura certificati e poi ad un certo punto si è dedicata a costruire gli orologi e quando ha pensato di realizzare un design apposito per gli orologi si è rifatta pari pari il design dei manometri e di quegli strumenti di misurazione e infatti sono molto particolari, sono privi di ansie come vedete perché il cinturino gli va ad infilarsi come si suol dire proprio sotto la cassa, sono dei profilo circolare completamente, devono piacere, sono di sicuro gli si può riconoscere un determinato valore stilistico in quanto ad originalità e personalità. Non sono uguali a nessun altro orologio. E in questo caso poi c'è la collaborazione con Ancillotti, che è appunto la storica casa motociclistica, e c'è da dire poi a livello tecnico che incassano il Sellita SV200 nella versione standard, come vedete che non è decorata, ma e l'impermeabilità di questi orologi è di 5 bar, 5 atmosfere, 50 metri. Per noi è una curiosità ovviamente, perché noi ovviamente qui dentro parliamo di orologi e questo diciamo è una collaborazione tra una casa di orologeria che già ovviamente conosciamo Allemano e una vecchia casa ovviamente di motociclette. E quando è finita la produzione, le ultime produzioni della casa Ancillotti? Allora, le ultime produzioni risalgono al 1985, dopodiché gli ex proprietari e quindi fondatori anche dello storico marchio Alberto Ancillotti si è dedicato alla costruzione di bici, quindi bici mountain bike
da enduro e downhill molto performanti, che tra ridere e scherzare vincono più o meno i mondiali di categoria tutti gli anni. Sono delle bici che, oltre ad essere appunto bellissime, delle vere e proprie opere d'arte, vengono realizzate naturalmente in Italia, realmente in Italia, e lo sottolineo, in alluminio 70-20, tutte saldate a mano, e quindi appunto, ripeto, oltre ad essere delle vere e proprie opere d'arte, vincono anche su tutti i palcoscenici italiani e mondiali. Quindi possiamo dire che una delle cose in comune tra Alemano e Ancelotti è anche il Made in Italy, perché sinceramente Alemano è una di quelle case che veramente produce in Italia. Assolutamente. Sì, poi diciamo che la parte dell'orologeria per Alemano, diciamo, è una piccola nicchia, perché poi è un'azienda molto famosa per la produzione, come si è detto prima, di manometri. È un'azienda a livello internazionale, sì, che ecco. Sono anche un po' quelle aziende, quei fiori all'occhiello italiani, ormai ne è rimasti pochi, ma che noi ci teniamo stretti. E questa ovviamente si parte da questa collaborazione, ovviamente serve anche per far conoscere il marchio, per fare anche, diciamo, un revival proprio del marchio stesso tramite dei prodotti collaterali che possono essere l'orologeria. Non so se avete sviluppato qualcos'altro in questi periodi, so che avete fatto qualcosa a livello di abbigliamento. Sì, di abbigliamento abbiamo presentato una collezione a Firenze, via Tornabuoni, da Gerard Loft, dopo un anno di ricerca, e naturalmente con una bellissima vetrina, la moto in esposizione, che ha riscosso veramente un grande successo sia per il pubblico fiorentino che per lo straniero, perché ricordiamo che il marchio Ancelotti è conosciuto internazionalmente, in Sicilia come a Milano. Stiamo anche sviluppando ora, diciamo, abbiamo terminato una ricerca che è durata di due anni, di un motore per i bike, fatto e realizzato realmente in Italia, con più di 7.000 ore di lavoro, e lo presenteremo a breve. Sarà il più piccolo e performante al mondo. Scusate se mi dilungo sulle varie attività. Ma da dove arriva? Questo è uno Scarab, è un famoso serbatoio della moto Scarab, del modello Scarab. Scarab è un modello appunto famosissimo, conosciutissimo. Anni? Anni vanno dal 68 fino al 75-76. Poi è stata cambiata la forma, c'è, cioè, il romboidale, e questo veniva fatto in varie versioni, appunto, in varie colorazioni. Volevamo portare la moto, visto che Davide è appassionato di moto, ma insomma lo spazio non era... No. Insomma, questi qua sono 50 pezzi uno e 50 pezzi l'altro, vero? Sì. E sono qua in negozio dal Buon Giacomo, che si è le potete acquistare direttamente sul sito di Alemano, oppure ovviamente chiamare noi, rivolgersi a noi tramite i nostri centralini, e possiamo, ovviamente, potete acquistarlo anche tramite noi. C'è una differenza tra il quadrante giallo e il quadrante champagne, no, silver. Sì. È la corona di carica, che qua è in PVD nero e qua in acciaio. Sì. C'è questa differenza anche. Sì. Poi il calibro è lo stesso. Sì, a me personalmente piace molto il giallo, lo vedo molto più in tema motori, molto più sportivo. È il colore della casa, diciamo. Sì. Il logo naturalmente è stato eseguito a mano, smaltato, molto, molto bello. Sì, finché si tratta di 50 pezzi uno può fare anche queste cose, queste lavorazioni manuali. Mi sembra che anche il quadrante silver qua sia stato tornito. E che materiale è questo qua? Non si sa. È acciaio. Quadrante in acciaio. Sì. Senza essere stato colorato, no, spazzolato. Mentre questo qua ha ricevuto giallo Ancelotti, sì, pigmentazione. Quindi c'è una differenza anche in questo. Che, diciamo, oggi Ancelotti ha una produzione di queste bike che ovviamente fanno anche gare, sono prodotti, diciamo, unici, fatti a mano. E si cerca il rilancio del marchio tramite, come si diceva prima, dei prodotti collaterali, che possono essere orologi, abbigliamento. Si sta cercando di sviluppare questo motore sempre in Italia,
quale possono essere ovviamente gli obiettivi futuri del marchio Ancillotti? Ma allora, gli obiettivi sono sicuramente di fare realizzare prodotti di altissima qualità e nel territorio fiorentino barra toscano, comunque un vero made in Italy. Abbiamo molti progetti che diciamo sono ormai a conclusione. Avremo a breve la presentazione dei kit elaborazioni Lambrette. Sulle lambrette nuove, dove anche lì appunto c'è un mondo di appassionati. Questo è dedicato, diciamo, questi due orologi sono dedicati principalmente a tutto ciò che riguarda la storicità del marchio, quindi esiste ad oggi un registro storico Ancillotti con un club Scarab che il cui presidente è un certo Gramitto Ricci, Alfredo Gramitto Ricci. Tra parentesi, ricordi Milano, in pratica lui a Milano ha uno spazio dedicato nel centro a più o meno un 180 esemplari di moto Ancillotti, è un museo. Appunto, Alfredo è figlio di Gramitto Ricci della Ricordi. Ricordi a me racconta sempre un episodio che il suo babbo gli ha regalato per i 18 anni i diritti della canzone Volare. E anche, insomma, anche sulla Rai hanno fatto una fiction dedicata, mi sembra, a due episodi alla storia appunto Sì, una famiglia di loro. importante Famiglia anche perché oggi molto, molto detenere importante. una collezione di motocicli o di motociclette, qualsivoglia, è abbastanza costoso, non solo per l'acquisizione dei singoli pezzi, ma poi per la manutenzione, ma soprattutto per la custodia di questi pezzi qui. Anche qui abbiamo un piccolo collezionista, Piero, Molto lui Vespe, non so, ce n'ha quante? ne avevo 26, Bene. ora È un ne po' avrei ridotto 28, ne perché, avrei sì, 28. perché poi a lui piacciono, sicché ne vede una, ne compra una, ne vende un'altra, ne compra una, ne vende un'altra. È un appassionato, sicché. Ricordo anche che Allemano ha fatto un co-brand con MV Agusta e il Gran Torino, sempre con un modello dei 1919. Sì, l'abbiamo, tra l'altro l'abbiamo anche avuto in passato qualcosa, sì che è così, Allemano ovviamente è un'azienda in crescita dal punto di vista orologero, non è tanti anni che ha aperto questo reparto per la produzione degli orologi, ma vedo che è entrata prepotentemente sul mercato e sta continuando ad ampliarsi. Va bene, diciamo che la puntata può concludersi qua. Ringraziamo l'amico Giuseppe, che è rappresentante di Ancillotti, ricordiamo, la storica marca di motociclette. Ringraziamo l'amico Giacomo che ci ha ospitato e che ci ha messo a disposizione questi due simpatici orologi alle mano. E vi ringrazio per essere arrivati fino qua. Vi ricordo inoltre gli appuntamenti fissi, che come sempre sono quando voglio io, il più spesso possibile, qui su YouTube. Love.